Buongiorno, come sapete mi è stato chiesto di fare un approfondimento su Benedetto Croce e quindi io sono qui a darvi qualche indicazione su questo autore che però voi non dovete studiare sul libro. Vi invito a leggere sul libro la vita di questo personaggio, nato nel 1866 e morto nel 1952, che fu un protagonista assoluto della cultura dell'Italia della prima metà del Novecento, ma anche della politica. E quindi un personaggio importante. Tipicamente italiano, l'influenza di Croce non è che va molto oltre i nostri confini, anche se per un certo periodo gli è stato conosciuto e considerato addirittura negli Stati Uniti, dove pure esistevano delle forme di filosofia simili alla sua, ma che per questo, ma non, che non per questo deve essere appunto trascurato o sminuito. Benedetto Croce è un neoidealista, cioè appartiene a quell'insieme di filosofi operativi, soprattutto in Italia e negli Stati Uniti, che riflettono sulla tradizione idealista, specialmente di quella di Hegel, e la ripensano profondamente. Quindi nuovo idealismo. La filosofia di Croce si presenta come un rigoroso storicismo, in quanto per essa la realtà si identifica con la storia, che a sua volta è la storia dello spirito nel suo svolgimento concreto. Da questo punto di vista, quindi, Croce non è diverso da Hegel, perché la concretezza e l'immanenza dello sviluppo dello spirito erano due caratteristiche del pensiero hegeliano. Tuttavia, all'interno del pensiero di Croce non c'è più lo schema triadico, non c'è più idea, natura e spirito come tesi, antitesi e sintesi. E questo perché Croce afferma che per poter asserire che lo spirito si realizza tutto nella storia, non si può ritenere che prima di lui ci siano altri momenti. Cioè, in poche parole, l'idea e la natura sono completamente riassorbiti nello spirito, che invece per Hegel era solo l'ultimo dei tre momenti della dialettica. Lo spirito è il vero universale concreto che Hegel cercava, cioè una realtà che racchiude tutte le altre dentro di sé, universale, ed è concreta perché sta in questo mondo. Tuttavia, questo spirito, proprio perché è universale e concreto, non esclude da dentro di sé le distinzioni, anzi le include, per cui anche da questo punto di vista Hegel va corretto. Non si tratta di un rapporto tra tesi, antitesi e sintesi che viene a culminare nell'ultimo momento che costituisce il riassorbimento dell'antitesi nella tesi, cioè consiste tutto sommato nell'abolizione della differenza, ma si tratta di affermare che all'interno dello spirito tutte le cose che sono distinte sussistono in modo unitario, cioè ne fanno parte proprio perché garantite nella loro unità dalla presenza dello spirito stesso. È vero che all'interno della dialettica ci sono delle opposizioni, però è altrettanto vero che la dialettica non è fatta soltanto di opposizioni, cioè non esiste soltanto la dialettica degli opposti che aveva individuato Hegel, ma esiste anche il nesso dei distinti. In poche parole, è vero che c'è una dialettica che supera gli opposti, ma è altrettanto vero che essa non produce una rigorosa e finale unità indifferenziata, perché all'interno di questa unità finale continuano a sussistere affiancate delle distinzioni che non sono in contrasto e che quindi possono appunto stare l'una vicino all'altra. In ragione di ciò, ossia in ragione del cosiddetto nesso dei distinti, cioè della connessione delle differenze, lo spirito ha al proprio interno dei gradi, che quindi sono separati, sono differenti, ma non sono opposti, e sono quattro, non più tre: arte, logica, economia ed etica. All'interno di ciascuno di essi vale l'opposizione, che implica il condizionamento reciproco dei due termini che si oppongono, per cui non c'è bello senza brutto, non c'è bene senza male. Mentre tra i vari gradi vale la distinzione, perché ciascun grado non è l'altro, nel senso che si distingue da esso, ma è anche in rapporto all'altro, in quanto il grado precedente condiziona il seguente. I primi due gradi dello spirito sono l'arte e la logica e appartengono all'attività conoscitiva. Gli altri due, economia ed etica, riguardano l'attività pratica. L'arte è definita intuizione o conoscenza dell'individuale. La qualificazione dell'arte come conoscenza dell'individuale
esclude che essa possa essere considerata in base alla categoria del piacevole, ed implica che invece essa appunto sia considerata per delle motivazioni che vanno al di là di ogni concettualizzazione. L'arte, cioè, è pienamente autonoma da qualunque definizione che non venga fuori da se stessa. È quindi conoscenza dell'individuale e conseguenzialmente espressione e linguaggio. L'uomo parla attraverso l'arte e la lingua e la letteratura sono in se stesse delle forme di arte e sono delle espressioni primigenie della comunicazione umana. La logica, invece, implica la conoscenza non dell'individuale ma dell'universale. L'universale di cui la logica tratta è l'universale concreto, quindi è sempre lo spirito. E tale oggetto si identifica con il concetto che noi abbiamo di esso, cioè la logica conosce lo spirito perché lo può definire. Il concetto dello spirito, tuttavia, non è un concetto astratto, come quello della matematica, o un concetto empirico, come quello delle scienze naturali, che sono chiamati pseudoconcetti. Il concetto è la definizione dello spirito come nesso dei distinti e dialettica degli opposti, cioè quello che abbiamo detto prima. In poche parole si identifica con la filosofia e nella fattispecie con la filosofia di Croce. Da questo punto di vista egli non è diverso da Hegel quando afferma che il pensiero filosofico si identifica con quello che dice lui. L'economia è invece il desiderio e l'avolizione, cioè l'atto della volontà rivolto all'individuale. All'interno dell'economia Croce ricomprende anche il diritto e la politica. Il diritto non è mai separato dalle forze concrete che lo pongono e lo mantengono nell'essere di cui è espressione. Né vi è mai politica se non come espressione dello scontro e dell'equilibrio di forme opposte. Ragion per cui la politica va giudicata secondo i principi propri, come diceva Machiavelli. L'economia quindi è l'insieme delle regole della convivenza in una casa comune, quello che significa da un punto di vista etimologico, e quindi non riguarda soltanto la produzione, ma le norme della convivenza e la gestione dello Stato. Infine, all'abolizione dell'individuale, che è oggetto dell'economia, l'abolizione dell'universale invece è l'oggetto dell'etica, cioè è l'universale che lo spirito mira a promuovere nelle azioni dell'individuo. Universale sempre concreto, che non esclude l'individuale, per cui la moralità concreta non è il vagheggiamento di un ideale, ma una forza efficace che impronta di se stessa la realtà. Agire moralmente significa agire nel reale, incidendo in esso con azioni che abbiano appunto un valore etico. L'autonomia della politica, che abbiamo detto prima, nei confronti della morale non significa che la politica deve commettere dei crimini. Vuol dire semplicemente che la politica, legata all'individuale, si muove su un piano diverso da quello dell'etica, che invece è legata all'universale. Certamente c'è un problema che Croce pone, però Croce afferma che l'uomo, che garantisce l'unità alle forme dello spirito, porta nella politica le istanze dell'etica e senza mescolarle fa sì che la politica non diventi un puro esercizio di violenza e di arbitrio. Ed è il motivo per cui Croce, pur essendo un neoidealista, non è fautore di uno stato etico, cioè di uno stato che pone le leggi da sé. E quindi non è nemmeno un fautore del fascismo, come invece Gentile, di cui io conto di parlarvi le prossime volte. La circolarità dello spirito, mediante la quale l'estetica trapassa nella logica, la logica nell'estetica, l'etica trapassa nell'economia e l'economia nell'etica, è quel nesso, passatemi questa espressione, che fa sì che i vari momenti non si perdano gli uni con gli altri e che quindi l'azione umana abbia un'unità che preserva la particolarità delle singole discipline di cui parliamo, ma che garantisce anche la loro connessione e che quindi nella fattispecie evita alla politica di diventare totalitarismo. Un tema particolare del pensiero di Croce riguarda la critica letteraria, che lui condensa nel 1912 con il Breviario di Estetica. Ci sono poi anche altre opere dedicate a questo argomento. In questo trattatello Croce avanzava la tesi della liricità dell'arte, che significa l'intuizione che è alla base dell'arte, cioè la capacità che l'artista ha di cogliere
il senso del bello ed immortalarlo in una sua opera, è un'intuizione estetica, cioè non è un coacervo di immagini, ma è un'intuizione immediata che mira a raggiungere la bellezza. E ciò che dà coerenza e unità all'intuizione è il sentimento, la capacità che ognuno di noi ha di rappresentarsi in modo nitido ciò che appunto poi diventa il bello comunicato nelle forme artistiche. Cioè, in poche parole, l'arte è una sintesi a priori di sentimento e di immagine tramite appunto l'esteticità del loro risultato. Dante Alighieri, Petrarca, Leopardi, Pirandello, Michelangelo, Raffaello, Beethoven e chi volete voi, sono artisti perché hanno sentito una certa cosa e l'hanno tradotta immediatamente in un'immagine visiva, scritta, uditiva. Senza questa sintesi a priori, che avviene in loro senza che essi sappiano perché, il sentimento rimane cieco perché non ha niente da sentire. E l'immagine rimane vuota perché non ha nulla da comunicare. In conseguenza di ciò, quando un artista produce la sua opera in questa maniera, cioè quando l'intuizione estetica si concretizza in una perfetta sintesi di sentimento e di immagine, allora noi abbiamo sicuramente una singola opera d'arte, ma anche un angolo visuale che ci restituisce tutto l'universo. Non è possibile che ci sia una vera opera d'arte che non sia, in un certo qual modo, l'intuizione di tutta la realtà considerata sotto questa specie particolarissima di conoscenza che è appunto la sintesi estetica. Cioè, in poche parole, Dante, Petrarca, Michelangelo, Raffaello, Beethoven producono delle opere d'arte che sono il loro modo di considerare la realtà e chi le conosce, chi le guarda, chi le studia, chi le sente, attraverso di esse conosce un po' tutto il mondo. L'arte è cosmica. Il singolo palpita della vita del tutto, diceva Benedetto Croce. In conseguenza di ciò, però, specialmente da un punto di vista letterario, perché poi Croce questi suoi studi li fa soprattutto in relazione alla letteratura. Dicevo, in conseguenza di ciò, non tutta la produzione artistica può essere considerata sempre uguale, perché questa intuizione altissima, intuizione lirica, non può essere sempre presente nell'opera dell'artista. E quindi se un artista scrive delle opere molto lunghe o fa un sacco di quadri, di sculture, o scrive tanta musica, questo suo prodotto non può essere tutto quanto uguale. E quindi Croce distingue la vera arte dall'arte non vera, fatta in serie, di serie B, diremmo noi, e non la considera esteticamente riuscita. Nel campo propriamente letterario, egli distingue tra poesia e non poesia. La poesia è ciò che veramente corrisponde all'intuizione lirica, è la capacità di sintetizzare l'immagine con il sentimento. Tutto quello invece che non sintetizza pienamente immagine e sentimento non è poesia. Per cui, tanto per dire, all'esempio all'interno della Divina Commedia, alcune pagine altissime sono pura poesia, altre sono attività didascalica, secondo Croce, perché Dante si limita a mettere in versi una serie di notizie che altri potevano mettere in prosa e che però a quell'epoca si potevano passare anche tramite, appunto, i versi. Quello non è poesia, secondo Benedetto Croce. Quale apre qui una questione molto complessa, cioè come si possa valutare tutta quell'arte in letteratura che non corrisponde a un afflato molto elevato. Cioè Croce facendo questo aveva senz'altro nobilitato molto gli artisti e i letterati nella fattispecie, però aveva anche condannato all'oblio il grosso della loro produzione, perché persino un genio come Leopardi non in tutte le sue pagine riusciva ad essere intuitivo liricamente come Croce diceva. Non solo. Ma bisogna anche dire che molte volte Croce, nella sua critica letteraria, perché lui ha scritto molto, è ingiusto perché secondo il suo parametro la tale pagina è riuscita e la tale altra no. Nel caso di Leopardi, l'infinito per lui è pura lirica, però quando Leopardi in altre poesie descrive il proprio dolore e narra le proprie sofferenze interiori, persino
proprie scompostezze gestuali, quello secondo lui non è assolutamente poesia, è semplicemente mettere in versi dei fatti propri, il che ovviamente è molto discutibile. Per quanto poi concerne il discorso del rapporto tra la filosofia e la storia, che è un altro tema tipico dell'idealismo, a cui Croce ha dedicato molto perché ha scritto anche di storia, secondo il nostro filosofo la storia e la filosofia sono un tutt'uno. È vero che quando si insegnano vengono separate, però è altrettanto vero che non si può fare storia senza filosofia e non si può fare filosofia senza storia, perché la filosofia altro non fa che mettere in evidenza il progresso e la razionalità che operano nella storia. E la storia non fa altro che dare contenuto a quella razionalità, a quel progresso che diversamente non avverrebbero in nessun modo. È un'impostazione tipica dell'idealismo tedesco, italiano, già nell'Ottocento, penso a De Sanctis, è il motivo per cui ancora voi in Italia, noi tutti in Italia, studiamo storia e filosofia insieme, anche se le ragioni profonde di questo connubio nella didattica si sono perdute, perché è difficile che oggi un professore di filosofia spieghi la storia filosoficamente, anche perché molte volte i contenuti delle due discipline non vanno in parallelo. Però è un concetto idealista, ripreso anche da Croce. In conseguenza di ciò, la storia è composta da una teoria e da una prassi. La teoria, in un certo qual modo, è intesa, in un certo qual modo, interpretata, ricavata dalla storiografia, cioè dalla lettura dei fatti storici e dalla loro analisi critica. La pratica, la prassi, è l'insieme dei fatti storici che l'uomo compie, ma anche conserva, perché conservare la memoria della storia è sicuramente anch'esso un atto concreto. Ovviamente con questo modo di concepire la storia si presta a qualche problema, a qualche interpretazione problematica. Perché se la storia è tutto sommato un processo di razionalità e di progresso, come mai noi troviamo all'interno di essa tanti elementi negativi? Non solo, ma se l'uomo nella storia deve tendere a degli obiettivi, quello che non è confacente a questo obiettivo è veramente storia. E se è veramente storia, che luogo occupa all'interno della razionalità universale? E ci sono delle domande tipiche della filosofia e della storia che diventano particolarmente drammatiche per un filosofo idealista, il quale ritiene che l'assoluto sia appunto nella storia stessa, cioè che lo spirito si incarni nella storia. Se lo spirito è Dio, allora nella storia non dovrebbero esserci cose brutte, e invece ce ne sono. Per cui la coerenza dello storicismo assoluto di Croce, il quale afferma che fuori dalla storia, cioè prima di essa e dopo di essa, non c'è niente di spirituale, è minacciata da questi elementi spuri. Tuttavia, Croce cerca di risolvere un pochino appunto questa contraddizione che è immanente al suo modo di pensare, additando all'uomo un obiettivo che è quello del dover essere, al quale tutte le cose che sono devono tendere. Per cui l'uomo che fa storia e che è in un certo modo non la fa né è in quel modo liberamente, ma sempre orientato a degli obiettivi di maggiore perfezione morale e spirituale.